Buon pomeriggio. Prima cosa, benvenuto Carsten, siamo felicissimi di averti e anche benvenuta Cecilia. Buongiorno a tutti, grazie di avermi ospitata. Ciao ciao a tutti, scusatemi, non posso essere qui di persona. Sei qui con noi comunque. Io credo sia comunque bello perché fra qualche minuto chiuderemo questa prima edizione del Super Salone, del Salone del Mobile, e mi fa molto piacere che entrambi siate qui con me. È un sogno anche di quanto siamo cambiati, quanto è cambiata l'idea della mostra, dell'esposizione, del design, eccetera. Lo abbiamo visto anche in questi ultimi giorni. Cecilia, ecco, magari chiedo a te di presentare un po' e introdurre la nostra conversazione, perché sai quello che noi abbiamo fatto e sai anche chi è Carsten, che ovviamente non ha bisogno di essere presentato. E sono anche molto fiero che tu sia la moderatrice di questo dialogo, di questa conversazione. Cecilia non è semplicemente una curatrice fantastica, ma è una donna che ha davvero cambiato il formato delle mostre. Quindi siamo estremamente grati per quello che hai fatto. Molto, molto gentile. Mi dispiace di non essere con voi di persona, però sono davvero entusiasta di poter parlare con voi di questo titolo, cioè l'arte e l'architettura, che correlazioni ci sono. Entrambi voi, diciamo, siete dei player incredibili in questi due settori, in queste due branche della vita. Attraverso il lavoro di Carsten parleremo appunto di arte, cioè l'intersezione fra arte e architettura e come Carsten, per esempio, sei stato in grado di, attraverso la tua opera, di trasformare lo spazio architettonico sia letteralmente che metaforicamente, e anche lo spazio espositivo, cioè i musei, le gallerie, ma anche addirittura il paesaggio. E tutto quanto ha a che vedere con l'esterno. So che Carsten hai una presentazione con alcuni esempi della tua attività e del tuo lavoro, possiamo partire magari da questo e poi magari commentare quello che ci mostrerai, parleremo dello spazio espositivo, dell'architettura e poi da lì andiamo avanti. Sì, grazie, possiamo iniziare così. Ecco, se possiamo avere la prima diapositiva, per favore. Io credo che dovremmo proprio partire dal titolo della nostra conversazione, è che l'architettura non è arte. Prossima diapositiva, per favore. C'è una differenza fra l'architettura e l'arte. Non so se l'intersezione sia ovvia o no, ma sarebbe bello parlare di quella che è la differenza fra l'una e l'altra cosa. In vita mia ho fatto una cosa insieme a Max Uhlenbach, che è questa casa che io considererei architettura perché è costruita sulle premesse di quello che io considero essere l'architettura, cioè ha una struttura, una strutturazione, una funzione organizzata che non eccede quella che è la richiesta, e poi ne riparleremo di questo. Questo per farvi vedere una casa che abbiamo costruito insieme, la House Turtle, la casa delle tartarughe in Ghana, nel West Africa, sulla costa, come potete vedere in cemento armato. È una casa, e nella prossima diapositiva, ecco, vedete che è posta di fronte al mare. Il Ghana è un luogo interessante per costruire se ci sono degli architetti qui, perché è proprio il sogno dell'architetto, non ci sono norme e normative, quindi potete costruire quello che volete, quindi fantastico. Qui abbiamo la terrazza di fronte al mare e la terrazza non ha alcuna chiusura, quindi pericolosissima, però
Ecco, siamo così abituati all'idea di avere una balaustra, una chiusura, ma se non hai più limiti puoi fare quello che vuoi e naturalmente il risultato funziona benissimo. Beh, in Italia sarebbe illegale una cosa, sarebbe un reato, una cosa di questo genere. Beh, sì, ci sarà comunque sempre qualcuno che, come dire, si lamenta, che ti dà una multa, ma qui è totalmente legale, quindi puoi fare quello che vuoi, è un paradiso degli architetti. Questa è una casa su dei pilastri, quindi funzionalità, casa in un clima caldo, quindi vogliamo che l'aria passi anche al sotto, vedete, non ci sono porte in mezzo, eccetera. Sembra un po' non terminata, ma di fatto è una struttura aperta all'aria, al vento, in modo che possa passare l'aria attraverso. C'è sempre appunto una brezza in casa e anche da dietro potete vedere. E ci sono alcune parti aperte che noi deliberatamente non abbiamo chiuso. Poi naturalmente ci sono dei serpenti, delle zanzare che entrano, insomma, presenze non volute, però volevo fare un esperimento con questa casa. L'abbiamo costruita senza nessun angolo rettangolare. Tutti gli angoli sono a 93 o a 87 gradi, cioè una lievissima differenza perché c'è questa inclinazione di 3 gradi del tetto, tutti i muri non sono al 90%. Abbiamo un po' scherzato sull'idea che gli africani non riescano a fare degli angoli dritti e di fatto sembra perfetta a 87 e a 93 gradi. Abbiamo un'altra diapositiva di questa casa, sì, eccola qui. Beh, la scena è meravigliosa, la casa è bella, il Ghana è un paese meraviglioso. Eh sì, è su una collina e guarda il mare, non è sulla spiaggia. Possiamo dire qualcosa di come abbiamo iniziato questo progetto, della sede che avete scelto, eccetera? Noi sappiamo, vogliamo sapere perché il Ghana, e lui risponde perché no il Ghana. Non c'è un motivo per dire no al Ghana, dal punto di vista climatico è perfetto, io vivo per la maggior parte dell'anno a Stoccolma e sapete tutti, non vi devo dire che cos'è Stoccolma d'inverno, mi piacciono i volatili, in modo particolare quelli migratori, vorrei tanto essere un uccello migratore io stesso e poter migrare lì in inverno e ritornare a casa mia d'estate, ma sono stato spesso nel West Africa, mi piace questo paese, per me è molto importante capire che cosa un clima fa su di me, che tipo di sentimenti, influenze esercita. Se sono in Italia vengo influenzato dall'Italia, se sono in Svezia dalla Svezia, ma questo è un ottimo luogo per essere influenzati dal paesaggio circostante. E poi uno pensa, vediamo che cosa succede mentre sono qui, vivi certamente la tua vita quotidiana, ma in condizioni diverse. E le cose sono cambiate da quando l'hai costruita? La casa è cambiata? No, l'unica casa che ho costruito con Marcello, ogni volta che ci ritorno dico: ma dai, davvero? Abbiamo fatto una casa così? Hai lavorato con un architetto, ma l'hai fatta tu. Io di notte, sai, c'è un legno che si chiama balsa, e allora mi sono fatto un modellino di notte, ogni volta ci lavoravo sopra e poi, certo, sì, alcuni architetti poi hanno fatto dei disegni tecnici appropriati, però direi che questo è proprio un progetto architettonico. E se posso continuare, Cecilia, o vuoi che io parli ancora di questa casa? Se passiamo al prossimo progetto, prossima diapositiva, ecco, c'è un'altra abitazione che ho costruito con Mary Trocken, un'altra artista, e questa non è architettura, vedrete che la differenza è assolutamente cristallina. Questa si chiama Casa per Gente e Maiali, costruita nel 1997 per la Documenta di Kassel, e questa abitazione è, diciamo, una scatola, no? Abbastanza così sciocca come architettura, e la prossima diapositiva vi fa vedere appunto lo schema della casa.
casa che è divisa in due, c'è la piccola entrata laterale, poi in mezzo c'è una parete di vetro e dall'altra parte è una porcellaia, ecco perché si chiama la casa della gente e dei maiali. Cioè volevo costruire una casa che avesse alcune, come dire, requisiti di richiesta, come abbiamo fatto in Ghana, non abbiamo costruito la terrazza con una balaustra. Qui la gente può vivere da una parte e quindi è destinata solo per il 50% agli esseri umani e gli esseri umani si devono fermare qui dove c'è questa grande parete di vetro e potete vedere poi appunto la porcellaia dall'altra parte. E quando i maiali guardano gli esseri umani attraverso il vetro, si vedono allo specchio, quindi non riescono a vedere gli esseri umani. Però tu sei lì, ti sdrai e guardi questi maiali. Per prima cosa è una cosa piacevole da fare perché si muovono, muovono avanti e indietro, poi ci sono i maialini e poi quando ti guardano attraverso questa finestra, sembra che guardino te, ma guardano solo la loro immagine riflessa. Quindi la differenza è quella del paragone, cioè si paragonano due situazioni diverse, due esseri viventi diversi, gli umani e i maiali. Diamo a loro lo stesso spazio, la stessa casa, ma non le stesse possibilità. Gli esseri umani possono vedere i maiali, ma i maiali no, invece si rispecchiano. Per prima cosa, volevamo fare una cosa uguale al 50%, ma tutti sappiamo che no, non è possibile, i maiali non se ne tornano a casa la sera, noi vogliamo le docce, eccetera, e quindi c'è una differenza. Però la differenza è una cosa interessante di cui discutere. Qui volevamo arrivare a una cosa diversa, una cosa extra, cioè una cosa che è tipica dell'arte, però non è un eccesso, secondo te? Beh, sì, no, noi lavoravamo sul paragone, Cecilia, ci stai ancora? È molto difficile, devo dire, sottolineare le cose, perché per ogni singolo progetto artistico è diverso. Ci si stacca dalla funzionalità e si presenta un'idea assolutamente folle, che i maiali e gli esseri umani possono essere esattamente sullo stesso livello, hanno lo stesso spazio, la stessa situazione. È una proposta, è una prototipizzazione di come si possa convivere, anche se non lo facciamo, lo sappiamo che insomma quotidianamente noi ce lo mangiamo il maiale, non è che ci conviviamo ed è una cosa estremamente negativa. Sappiamo che gli animali sono, in particolare i maiali, molto intelligenti e quindi c'è questa incapacità di capire una cosa che è troppo estranea a noi, però comunque ha sempre una vita che è notevole, che ha un suo valore. Allo stesso tempo non possiamo evitare di ritornare a ciò che stava accadendo nell'Europa del sud fino a 50 anni fa, i sassi di Matera, per esempio. La gente conviveva con gli animali domestici ed è sorprendente che l'arte, dopo tanti anni, ritorni a esplorare questi concetti che non molto tempo fa erano una convivenza. E Carsten, quello che tu hai detto sulla funzione molto interessante, soprattutto in questo ultimo caso. Quindi sono curiosa di sentirti parlare del ruolo dell'utopia o se c'è questo tipo di angolo magico nei confronti del mondo esterno che possa descrivere, come Stefano diceva, una cosa che aveva a che fare con la convivenza fra specie nel passato e dà questa idea di visione utopica. Ma io credo che l'idea dell'utopia ritorna e riecheggia nel tuo lavoro molto spesso, quindi volevo capire se pensi o se hai pensato a questo progetto in questi termini. Beh, grande domanda questa perché, insomma, l'utopia in genere è una grande idea. Vorrei forse, come dire, sminuirla un pochino, abbassare un po' il volume di quello che consideriamo l'utopia e invece trovare, come dire, un'alternativa. Il mio lavoro ha a che vedere con
con l'idea di come potrebbe essere diversamente di così questa cosa. Quindi non è che dico che non si debbano più mangiare i maiali, però dovremmo perlomeno cercare di stare attenti a quello che mangiamo e cerchiamo di capire almeno in una certa misura quello che sta accadendo, anche se non ci è dato farlo. Ebbene, a questo punto possiamo provarci quanto volete, però i maiali rimangono per noi degli animali totalmente incomprensibili. Ecco perché abbiamo fatto non una suddivisione a 50 e 50, ma una parte si riflette in uno specchio, mentre l'altra può guardarle per enfatizzare questa sperequazione, questa incomprensibilità, perché per noi i maiali sono totalmente incomprensibili e quindi vediamo in modo acclarato i limiti della capacità della nostra comprensione. Non so se questa sia una cosa utopica, però da un certo punto di vista lo è. Lo è perché è interessante costruire, come in questo caso, un monumento della nostra impossibilità di comprendere. Passare al progetto successivo. Sì, certo, possiamo andare avanti. Allora, c'è una diapositiva successiva, grazie. Ecco, qui potete ancora vedere in realtà la doccia che può essere utilizzata dai maiali. In realtà i maiali apprezzavano la doccia. E come premevano il pulsante, dunque? Sì, è incredibile, premevano proprio il pulsante e in effetti attivavano proprio la doccia. La doccia era molto utilizzata. Nella diapositiva successiva, bene, Cecilia, questa la conosci molto bene, dovresti riconoscerla, con il marito Massimiliano. Abbiamo organizzato questa mostra, siamo nel 2011, mi pare, se non mi sbaglio, sì. Quel che riguarda arte e architettura, nuovamente, anche qui un binomio molto, molto interessante. Vedete che qui c'è quasi una violazione dell'architettura, in quanto dovevamo gestire comunque un'architettura già preesistente, non avevamo costruito nulla in questo senso, ma stiamo facendo qualcosa nei suoi confronti, qualcosa che possiamo chiamare quasi invasivo. Perché abbiamo creato dei fori, delle perforazioni. Slide successiva, se possibile. Questo è più un commento invece rispetto all'architettura. Questa è una galleria, la Hayward Gallery di Londra, un edificio molto bello. Questo edificio è molto interessante, soprattutto osservare dalla parte superiore alla parte inferiore, e qui si parla di isometria. Se si può tornare all'immagine precedente, grazie, grazie, ecco. È possibile vedere come la vista, per l'appunto, può andare in senso orario, ma anche esattamente in senso antiorario. Perché un commento sull'architettura? Perché per la prima volta vediamo questa dinamicità non soltanto legata alla presenza, ad esempio, di scale mobili, scale, scalinate, ma c'è uno scivolo che in realtà consente questo passaggio, questa dinamicità. Questo è qualcosa che ho proposto, che ho offerto, ho detto anche a colleghi di valutare lo scivolo come mezzo di trasporto, poter proprio inserire all'interno degli edifici. Io non so perché gli architetti proprio non ascoltano questo tipo di proposta, ma perché non utilizziamo uno scivolo nella nostra quotidianità nel creare unità abitative e abitative? Probabilmente questo riporta anche un pochino alla domanda di prima. Io credo che se noi scivolassimo tutti i giorni, probabilmente vivremmo una vita diversa. Beh, chiedo a questo punto che cosa ne pensa Boeri di integrare degli scivoli. Beh, questa è un'idea straordinaria, sicuramente. Abbiamo a che fare per una volta appunto con proprietari delle unità, di edifici, dove magari ecco, possono rivendicare il fatto che vi sia una legislazione che richiede, ad esempio, di rispettare una certa distanza nel costruire
capire un aspetto rispetto ad un altro elemento, quindi probabilmente non è sempre possibile, però credo sia davvero interessante. Ricordo alcuni anni fa, nella città di Tokyo, stavamo sviluppando un progetto, beh, con Carsten, con Hans, e l'idea era proprio quello di fare qualcosa all'interno dei vuoti dell'edificio e avevamo mappato proprio un'estrema varietà di questi vuoti e per ogni vuoto avevamo valutato un diverso approccio, non soltanto diciamo da contemplare dal punto di vista dell'architettura ma anche del design. E quindi è interessante quello che Carsten anche adesso dice, quindi andare a mettere in evidenza una potenzialità e alla fine è quello che fa l'arte, no? Ma allora perché non prendete la mia idea seriamente? Direi che possiamo cominciare a prenderla seriamente in considerazione da adesso. Ho una domanda anch'io. Ho visto il lavoro che è stato fatto a Palazzo Strozzi. Beh, esattamente la slide successiva. Bene, beh, non sapevo fosse la diapositiva successiva. Eccolo, prego quindi. Bene, sì. Altro progetto, The Florence Experiment. Qui siamo nel 2019. Eh sì, presso il Palazzo Strozzi, per l'appunto nella città di Firenze. Quindi immediatamente pre-pandemia, giusto? Sì, esattamente. Questo palazzo è stato costruito, diciamo, in maniera totalmente simmetrica, era destinata a due fratelli, ai due figli, ed è appunto per tale ragione esattamente suddiviso a metà. Ora non so qui come girarmi, vedi, stavamo parlando di scivoli perché voglio dalle spalle. Quindi i due figli della famiglia avrebbero avuto la loro parte, quindi una costruzione assolutamente simmetrica. E mi piaceva quindi l'idea della Hayward Gallery, quindi di avere nuovamente questi scivoli simmetrici che influenzano la vista, la prospettiva, differentemente a seconda di come vi si scivola sopra, per l'appunto. Qui potrei anche, insomma, condividere ulteriori dettagli, ma vedete che questi sono due scivoli che oltretutto fanno riferimento alla storia dell'edificio. Io non credo che questo sia un progetto tanto invasivo, tanto invadente, perché non abbiamo toccato peraltro protetto, quindi è un'architettura, insomma, dove non è possibile fare moltissimo. Però in questo caso, per l'appunto, la nostra proposta è stata, devo dire, piuttosto leggera, che consente comunque un buon passaggio dell'aria e nuovamente le prospettive da e attraverso gli scivoli è davvero molto interessante. Io credo che il progetto alla fine sia risultato interessante non solo dal punto di vista dell'architettura, ma anche dal punto di vista dell'arte e perché no, un'ulteriore nozione che ci è piaciuto approfondire, anche l'intelligenza della pianta, di alcune vegetazioni. Volevamo vedere come di fatto le piante avrebbero reagito alla vista dell'umano che prendeva lo scivolo e che scivolava in una determinata maniera. E in effetti le persone che scivolavano potevano scegliere, insomma, di avere un piccolo vasino, un piccolo vasetto di pianta, quindi fissata con una cintura mentre scivolavano. E poi sulla base, diciamo, del Palazzo Strozzi abbiamo creato un laboratorio. I ricercatori, gli scienziati andavano poi a prendere questa pianta dopo che aveva fatto per l'appunto questo viaggio, per così dire, sullo scivolo e andavano a valutare cos'era successo, se vi erano state delle modifiche dal punto di vista chimico, ad esempio, e andavano a compararle immediatamente ad altre piante che invece non avevano, diciamo, non si erano sottoposte a questo tipo di esperimento, l'esperimento dello scivolo sul petto dell'essere umano. Le piante rispondono alle emozioni di un essere umano che scivola, che scende su uno scivolo? Beh, perché ci riporta, se ci pensate, ci riporta a un'azione che facevamo da bambini, a qualcosa di molto infantile che facevamo quando andavamo ancora a scuola. Nel
Nel farlo è impossibile essere distaccate dal punto di vista emotivo. Alcune persone ridono in modo isterico, alcune magari urlano. Devo dire che nessuno scende da quello scivolo in assenza di un'espressione particolare, quindi hanno tutti una qualche reazione. Quindi questa pianta alla fine per l'appunto veniva valutata, ovvero come reagisce. E abbiamo, devo dire, abbiamo scoperto una differenza interessante a livello di due molecole, quindi un'espressione delle molecole delle piante che quindi creano, hanno un meccanismo che avviene in quel momento, quindi nel momento in cui sono appoggiate al petto, ed è come se volessero dire qualcosa con l'espressione, quindi di quelle due molecole che risultano appunto iperespresse dopo il viaggio sullo scivolo. Quindi l'architettura fa davvero sempre sforzi straordinari per poter salire, per potersi esprimere verso l'alto ed è straordinario quello che vediamo adesso. Quindi in realtà qui stiamo scendendo, giusto? Addirittura anche a una certa velocità con uno scivolo. Ho due domande per Carsten. Vorrei, e questa è un'altra piuttosto ampia. Allora, ruolo della scienza sia all'interno della tua ricerca, ma anche a livello dell'esecuzione dei tuoi progetti. E poi sono anche molto interessata, e soprattutto a questo lavoro, circa il rapporto fra la giocosità e la violenza. Perché sto pensando a mio figlio, 6 anni, veramente sorpreso a dire poco, insomma, dal fatto che si potrebbe prendere uno scivolo, ma è anche spaventoso allo stesso momento. Quindi vorrei capire, insomma, qual è la differenza appunto tra questa giocosità e la violenza, violenza magari anche in riferimento all'opera che abbiamo appena visto prima, che c'è un'opera d'arte che va a perforare un'architettura preesistente. Quindi sono molto interessata a capire se Carsten puoi dirci qualcosa proprio nel rapporto fra giocosità e violenza e poi nuovamente la domanda sulla scienza, quindi quanto la scienza è importante nella tua ricerca. Beh, sei una vera specialista nelle domande, diciamo, di una certa portata, di una certa importanza. Allora, parlavamo dello scivolo. Scendere in uno scivolo, beh, provoca due emozioni allo stesso momento, che sono in qualche modo l'una contraddittoria rispetto all'altra, una è paura, l'altra è gioia. E probabilmente nello stato in cui ci troviamo ora più o meno tutti, beh, ci troviamo probabilmente esattamente tra queste due, mentre si scende su uno scivolo, ci troviamo nuovamente tra questi due stati, quindi quello di paura e quello della giocosità, ma abbiamo a questo punto una, diciamo, esplosione contestuale, simultanea delle due, cose che due emozioni che non sembrano essere così compatibili, però pensate, riusciamo a ritrovarle e a farle evocare da un semplicissimo scivolo. Ed è qualcosa che poi ti puoi portare nella mente per tutto il resto della giornata, perché è un'esperienza che alla fine ricordi nell'arco di quella giornata e probabilmente qualunque cosa tu farai dopo aver sceso in quello scivolo, continuerai ad avere quell'esperienza in mente e quindi a comportarti magari anche in maniera diversa, proprio alla luce di quello che hai, di qua, di che hai appena appunto esperito. E io credo che questo sia interessante. Perché c'è stata una descrizione di Caiwa, mi pare un francese, di quelle che sono le vertigini, che risale a qualche anno fa, che ha a che vedere con il panico, che ha a che fare con una perdita quasi di coscienza, di mente, di consapevolezza. Nell'arte e nella scienza sono ricercatore, sono stato ricercatore all'inizio della mia carriera, poi sono diventato artista. Io credo che ci sia poco in comune fra questi due ambiti. Da una parte, per l'appunto, cerchiamo di spiegare in questo modo e dare un senso più ampio alla vita, ma
Mi interessa anche molto l'approccio culturale rispetto a tutto quello che facciamo. E io credo che a volte questi due ambiti non possono parlare l'uno con l'altro, non hanno più molto da dirsi. Quello che però risulta ancora molto interessante è che se guardiamo oggi al mondo, ad alcuni dei messaggi, delle spiegazioni che la scienza ci fornisce e si adotta un'altra prospettiva, quella ad esempio legata all'ispirazione culturale provocata dall'arte, generata dall'arte, a questo punto ci si fa la domanda: ma ci può essere ancora un'altra dimensione che ci può aiutare a comprendere il mondo se non attraverso queste due lenti? E quindi abbiamo naturalmente varie modalità di pensare, possiamo adottarne una o l'altra, ma probabilmente, verosimilmente, ce ne sono di più, ce ne sono altre, soprattutto quando non riusciamo a dare conto di cose che non comprendiamo. Quindi se prendiamo la coscienza, ad esempio, la conscia è molto interessante, è arte e scienza, sicuramente le comprende, però la scienza ne dà una spiegazione, l'arte cerca di manipolarla. E quindi, per dirla in maniera un po' esabrutto, ecco. Però dove la scienza non riesce, diciamo, a spiegare, a dare conto della coscienza, ecco che possiamo, perché sappiamo, insomma, che c'è tutta una ricerca di sinapsi, di neuroni, di reti, e tutto questo, e questo lo conosciamo molto bene, ma talvolta non riesce a spiegare la coscienza in toto, non ci dice che cosa succede al di là di quello che avviene dal punto di vista materialistico, non da conto appunto di altri aspetti. Si dice che abbiamo appunto il cervello e la nostra mente nello stomaco, no? Beh, credo che l'abbia detto una scienziata che si chiamava Elizabeth Steiner, che ha studiato questo problema, che è molto interessante. Ci sono un sacco di neuroni, anche nell'ambito del nostro tratto dotto intestinale. Beh, sarebbe bello capire che cosa controllano, che tipo, di pazzia potremmo avere nel nostro stomaco. Beh, io credo che i nostri stomaci siano decisamente folli, ce n'è un sacco di pazzia nel nostro stomaco. Mi piacerebbe. È cosa molto interessante perché quando guardo le tue diapositive, in modo particolare perché c'è questa capacità di infiltrare un certo spazio, guardo questa immagine. E immediatamente mi viene in mente il corpo umano, e infatti sembra un po' uno stomaco, una colonna vertebrale, ma poi anche un parassita che attacca questo edificio esistente. Sono curiosa proprio perché hai realizzato molti di questi progetti. Sono curiosa di chiederti che cosa ti piace di un certo edificio, di un certo spazio. Io credo che questa sia un'incredibile immagine delle tue opere, però ho visto anche altre tue opere. Che cosa ti piace dal punto di vista dell'architettura di un museo oppure della città che vorresti progettare, eccetera? Ma forse quello che ho detto è stato un po' troppo provocatorio. Io credo che, per esempio, c'è questa idea, no, che molti musei attualmente oggi vengono costruiti a beneficio dell'arte, ovunque, molti vengono inaugurati di questi musei ovunque nel mondo, però ad un certo punto mi sembra che ci sia una cosa che non funzioni in tutto questo, perché non vengono più costruiti per mostrare l'arte, ma per altri motivi, per esempio per diventare delle pietre miliari nell'architettura. E io credo che dovrebbero essere, come dire, diversi se usati per questo scopo e non riempiti di opere d'arte. Quando vengo in uno spazio, per esempio, è come quando mi viene chiesto di fare una mostra, di solito c'è un periodo che va da ottobre a dicembre, poi ci sono una serie di altre cose, limiti dal punto di vista di bilanci, devi un po' riempire tutto ciò e adottare questo edificio che può essere interessante se la cosa funziona dal punto di vista dell'edificio, e come invece spesso accade, non così bella se l'edificio non sembra funzionare. Allora,
Quindi gli artisti dovrebbero lavorare con quel che fanno gli architetti e gli architetti dovrebbero lavorare tenendo presente gli artisti. Vediamo cosa pensa Stefano. No, non è un problema, è un'intuizione sopraffina questa. Il punto è che gli architetti non sono in grado di farsi le cose da soli, quindi probabilmente il risultato peggiore del nostro lavoro è quando cerchiamo di fare una cosa che mostri il nostro ruolo. È vero che ci sono tantissimi esempi di musei che esistono semplicemente per esprimere, se è possibile, l'autoreferenzialità dell'architetto, questo è vero, insomma. Però a volte poi si entra nel codice artistico, a volte. Non è intenzionale, però a volte accade, insomma, questa cosa. E io credo che da un certo punto di vista, se dovessimo fare una cosa e dire un nome, potremmo reinterpretare, la carriera di Frenghiri da questo punto di vista. Che cosa dici, Cecilia? Beh, senza fare nomi, no? Però ecco. Frenghiri è un eroe anche da questo punto di vista, questo è quello che penso di Frank. Beh, interessante perché Carsten ha delle immagini del suo progetto a Luma e volevo arrivare magari a parlare di questo contesto, non semplicemente perché si tratti di una delle destinazioni più discusse in questo momento, ma sono anche curiosa di ascoltare Carsten e sapere che cosa ha da dire, che cosa significhi essere coinvolto in un edificio di questo genere e poi mettere in mostra un'opera d'arte al di fuori, nel paesaggio, che tipo di prova ha dovuto superare rispetto all'attore, eccetera. Sono sicura, Carsten, che quando sei stato coinvolto dall'inizio hai parlato con l'architetto. Che tipo di processo e di cose sono successe? Beh, di solito ti coinvolgono in un secondo tempo, l'architetto che sia donna o uomo costruisce, poi l'artista arriva, lo riempie una volta che è fatto e l'architetto dice sempre no, non va bene, quindi no, non ho avuto nessun contatto con Frangieri. Volevo di fatto costruire la mia opera fuori prima, ma non funzionava la cosa, insomma. Questo per tutta una pletora di motivi, ma beh, a Luma ho fatto due opere. Il primo non ho ancora una fotografia perché è del tutto nuovo e non ho appunto l'immagine. L'altra opera c'è nelle diapositive, se possiamo passare alla terza diapositiva. Ecco, se possiamo saltare per favore, in modo, ecco, saltiamo la terza, questa, non questa, la prossima, ecco questa. Ecco, questo è il parco, il giardino del Luma, insomma, della Fondazione Luma. Non è costruita solo da Frangieri, ma anche da Annabel Zeldov, che ha fatto l'architettura, diciamo, circostante. C'era una linea tranviaria, c'era un centro di produzione vicino, quindi una fabbrica, e poi ha anche disegnato il paesaggio, quindi questo lago è del tutto nuovo, non c'era qualche mese fa, e poi ha costruito il Seven Sliding Door Corridor, il corridoio dalle sette porte che si aprono scorrevoli, quindi ci sono queste sette porte scorrevoli fatte da vetro a specchio, ecco, forse non dovrei appunto dirlo perché insomma si può accedere il corridoio da entrambe le parti, però non è proprio specchio al 100%, possiamo guardare attraverso, lo vediamo nella prossima diapositiva, ecco, potete vedere le porte scorrevoli si aprono e poi avete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
Si passa attraverso, una volta che si passano attraverso, le porte si aprono e si chiudono davanti e dietro di te e si vedono le altre persone che vengono e spariscono, c'è sempre questo andi e rivieni, alla fine completamente confondente. E questo era esattamente lo scopo. Non so, ecco, forse c'è un piccolo video, non so se funziona. Ecco, è un po' come se quando uno sta nel treno, no? Che attraversa un vagone ferroviario. Abbastanza sorprendente e molto bello. E hai realizzato questo lavoro prima all'interno, no? Sì, l'ho fatto all'interno, credo che sia nel 2004. Abbiamo usato però specchi integrali. Questo è l'ultimo, diciamo, è il meglio di tutti perché c'è sempre anche questa semitrasparenza e poi dipende anche dalla luce esterna. Quindi, se il sole batte, si può vedere attraverso di notte, per esempio, sembra quasi uno specchio al 100%. C'è sempre un elemento acustico, le rane nello stagno, eccetera. Ecco, sì, ho sentito le rane, infatti, quando sono andata ed era bello. Beh, volevo fare un passo indietro, e parlare un attimo con Stefano e fargli una domanda sui musei. E sono curiosa di sentirti parlare chi sia il cliente quando c'è una commissione di realizzare un museo, eccetera, come si pensa alla funzionalità dell'edificio e quando l'artista entra in gioco rispetto al rapporto con il cliente, cioè per esempio. Quando appunto l'artista comincia a espletare un ruolo rispetto ai musei? Bella domanda. Io credo che Carsten ha ragione. Normalmente l'artista entra in gioco quando ormai già tutto è stato deciso. Ci sono delle eccezioni, però. Però riguardano più le opere degli artisti, queste eccezioni. Per fare un esempio, nel corso degli ultimi 30 anni c'è stato un museo davvero diverso dagli altri, il Musée d'Orsay a Parigi, che è stato il primo esempio progettato da Gaia Olenti, italiana, a cui era stato chiesto di fare un design per ogni singola opera. E il Musée d'Orsay credo sia ancora un unico esempio di questo atteggiamento nei confronti di una collezione, in questo caso. Ma gli artisti non c'erano, perché praticamente è un museo storico, quindi la collezione del Musée d'Orsay è fatta di opere di artisti deceduti, però attualmente non ho esempi recenti di interazione fra architetto e artista e clienti, parlo di tempo reale, insomma in diretta, e non semplicemente come sequenza di interventi, ma in modo simultaneo per immaginare il design e realizzarlo. Dovrebbe essere una cosa che dovremmo fare, io credo che possa essere interessante. La mia proposta, ecco se posso dire, iniziamo con un libro, perché è molto facile proporre idee ai musei quando, per esempio, si realizza un libro. Io ho degli amici che vogliono fare un museo sotterraneo, ma anche quello che ha fatto Gary è stato interessante perché vedete un attore, però di fatto lo spazio espositivo è di fatto sotterraneo ed è grandissimo e molto bello. Sì, è una sorpresa, però proprio come dire, un museo che non vedi, apri la porta, non capisci quanto sia grande perché ci devi camminare attraverso per capirlo. E anche questo tipo di dimensione potrebbe essere interessante. Ho parlato con altri artisti, per esempio, e alcuni che erano interessati, Kjetil from Visnoeta, eccetera. E questa idea è piaciuta a tutti e quindi potrebbe essere interessante organizzarsi, mettere insieme delle idee e vedere dove ci porta la cosa. Quindi.
una domanda che probabilmente è una domanda piuttosto generale, magari può suonare superficiale, ha a che vedere con la gravità. Ho sempre pensato che quello che hai fatto, che fai ancora, ovvero questa ossessione circa la gravità, è vera o che cosa ne pensi? Sì, è uno dei vincoli, più importanti che abbiamo, in effetti. Beh, ne abbiamo bisogno, altrimenti qualcosa volerebbe in qualunque direzione. La gravità è una, probabilmente, delle forze più sottostimate, che noi chiaramente prendiamo, diamo per scontate, ma non conosciamo esattamente, non la conosciamo bene. E dal momento che non possiamo modificarla o impattarla, nessuno può davvero pensare quale sarebbe l'aspetto del mondo che ci circonda, se ce ne fosse di più, se ce ne fosse un pochino meno. Però parlando di leggi naturali, io proporrei un'altra legge naturale che non è ancora stata scoperta. Ora faccio una grande dichiarazione qui, quindi veramente penna e foglio. Legge del cambiamento. Nulla può restare immobile com'è. E questo credo che sia un'idea piuttosto semplice, però credo che la legge del cambiamento, io lo so che c'è, so che esiste, quindi è una legge naturale. Sì, questo è vero, è sorprendente. Quello che io so di non sapere, che sappiamo di non sapere, è che comunque c'è un'energia nell'universo che spinge tutto nella medesima direzione. Beh, in quella direzione che consente l'espansione, quella non cambia, quella non cambia. Beh, anche quella cambierà, perché nulla resta com'è, ed è per questo che l'architettura è così interessante, perché invece è qualcosa che resta, ma qualcosa che alla fine è relativo. Se pensiamo invece alla legge del cambiamento, come a una forza, come a una legge naturale, esattamente come la gravità, chiaramente sto facendo speculazione qui in questo momento, però la legge del cambiamento, beh, io credo che sarebbe molto interessante da considerare. Soprattutto magari con prospettive politiche, dal punto di vista politico, perché no? Sì, beh, molto interessante. Dunque, probabilmente non abbiamo più moltissimo tempo, inviterei Maria Cristina a raggiungerci. Cecilia, Carsten, presento Maria Cristina Videro. Grazie mille per tutto quello che hai fatto, Maria Cristina. Chiedo scusa, sono in ritardo. Beh, vorremmo che fossi tu a concludere questa serie di dialoghi e di talks che hai voluto, organizzato. Beh, per prima cosa è stato così bello vedere nuovamente tutti insieme. Beh, potremmo anche vedere te se togli la mascherina. Sì, certo, naturalmente. Dunque, sono stata davvero eccitata quando ho ricevuto la telefonata di Stefano Boeri per illustrarmi il concetto del super salone. Quello che ho appreso subito dall'inizio è che sarebbe stato diciamo, improntato prevalentemente su sostenibilità e sulla condivisione. Quindi un programma che, insomma, che potesse richiamare a Milano le voci più interessanti, che potessero proprio parlare di tutto questo, quindi non soltanto il panorama dell'architettura e dell'arte. Grazie Cecilia, fra l'altro, grazie mille per la tua presenza. Bene, questo è quello che abbiamo cercato di fare, di attuare, quindi di avere persone qui al Super Salone. Maria Parola, Presidente, mi ha detto che quando era più giovane, beh, allora è ancora molto giovane comunque, lei amava andare al salone l'ultimo giorno, la domenica, per poter vedere lo stand del nonno. E in effetti funzionava così, ovvero quindi non coloro che lavorano nell'ambito, ma diciamo è possibile visitare il salone solo un giorno. Quindi l'idea di aprire a questo cerchio di creatività a tutti è molto importante. E questa idea dei public talk, di questi talk pubblici, quindi ha dato a tutti la possibilità di ascoltare storie così importanti, profili straordinari,
expertise, e quindi questa è stata l'idea che ha motivato anche appunto l'invito di Alejandro Rovena, Carsten, tutti i talk che abbiamo organizzato, penso anche ai moderatori, siamo riusciti a richiamare, a dare il benvenuto a personaggi davvero cruciali che operano nell'ambito della sostenibilità, ma che parlano anche del ruolo delle donne all'interno delle istituzioni. Quindi ci auguriamo che vi sia piaciuto. Vorrei ringraziare anche Stefano Boeri per avermi invitata e vorrei ringraziare anche tutta la squadra che ha reso il Super Salone possibile. Grazie, grazie. Grazie Maria Cristina, grazie Cecilia e grazie mille Carsten, non soltanto per essere venuto qui, ma per tutti i suggerimenti straordinari che hai condiviso con noi oggi su questo palco. Quindi scivoli negli edifici e quest'idea della non reciprocità fra esseri umani e maiali, beh, molto forte, molto importante, e in una maniera anche poco, insomma, con parlare di queste cose con meno ipocrisia, perché no? E poi, infine, ecco, quest'idea, questo suggerimento di introdurre una nuova legge naturale. Grazie, 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 grazie a voi. Ciao Cecilia, arrivederci.